Emerdinger è forte contro i melee. Ed è forte giocato in mid, può andare bene, ma contro certi melee. Il fatto è che se giochiamo in mid, adesso TF, boh, non è un grossissimo problema, perché alla fine c'ha soltanto la Q che non fa neanche troppo danno. Però tipo Syndra, Orianna, Azir, cioè sono tutti quei campioni che tipo ti spaccano le torrette da un chilometro, capito? Ma ci abbiamo un CC in 5. Oddio! Benissimo. Ha fisceccato. No, Inting andava lì per... andava lì per fare il suo onesto lavoro di... come si dice? Di torretta, di palo e niente. Il ruolo per cui viene creato Emer originariamente? Non ne ho idea. Non ne ho idea, sinceramente. Allora, il fatto è che... cioè, non è che mid non funzioni, sia chiaro. Non è che mid non funzioni. Semplicemente pensate... allora, pensate... qual è la più grande difficoltà nel giocare contro Emerdinger? Farmare quando sei melee. Perché io ti piazzo le torrette. Ok? Cioè, guardate TF. Boom, torretta sparita. Vedete, è un champion ranged. Ha tirato due autoattacchi e la torretta è scomparsa. Mi volete dire che Emerdinger è forte contro TF? A me non sembra. Due torrette sparite così. Cioè, è giocabile, però tipo... Twisted Fate, letteralmente, i suoi autoattacchi hanno più range delle mie torrette. Cioè, cosa dovrei fare contro di lui? Non lo so, mi sembra ancora così forte Emerdinger mid. Ok che dici, c'è poco da pushare perché effettivamente la lane è corta. Semplicemente trovo che non sia particolarmente forte tutto qui. In mid. Poi quando inizio a piazzare troppo i torretti gli viene difficile toglierle, sia chiaro. Dico semplicemente... Emerdinger è molto forte... giocato contro i melee. Poi come vedete può funzionare. Adesso gli ho tirato delle botte veramente forti a questo, per dire. E ETF non è neanche particolarmente forte contro Emerdinger. Cioè se fosse tipo Syndra o Orianna sarebbe molto più difficile, per dirne uno. What? Ah, Sharp, ok. Vabbè. Non avevo visto il cazzo fosse il jungler. Non ho flashato, tanto va l'ignite questo. Non aveva senso. Tunk! Che è successo? Disaster in top lane. Cosa sta succedendo? No! Mi giro la chat e già vedo robe che non voglio vedere. Cos'è stato richiesto? Vabbè. Non importa. Botte! Mia cugina si strofina i miei occhiali sotto le sue ascelle. Tunk. Grazie, Fanfilo!
Sparate! Volevi usare il bot? Non... Hai dimenticato di metterci bits. Mi sa. Tirato dritto questo. Edolo, cosa volevi chiedermi? Chiedimelo. Non esistono i mod qua, quindi non esistono ban. Dimmi cosa vuoi chiedermi, Edo. Oh! Bene! Abbiamo massacrato. Mi hanno tirato laserata. La big laserata. Ciao Girus, incredibile. Prima è stata... Oggi è la giornata di quelli che arrivano senza preavviso. Comunque vi sa che vado di Ludens, sapete? La Nintendo Switch con lo scaffo. Più che di torce in sto game. La giornata è... Ah, oh, cazzo, non c'ho il TP. È la giornata dei grandi ritorni. E dei grandi... Prima qualcuno ha chiesto, ma Renata Clask viene ancora giocata? Ma gioca letteralmente nessuno mentre ero in coda. Effettivamente, io vedo Renata da tipo... Cioè, ormai non so neanche più quanti mesi. Cazzo, entriamo in Champs Select, il nostro migliore è prendere Renata, se sembra ci abbia sentito. È stato molto, molto particolare e inaspettato. Tunk! Bene. Comunque... Appena prende un pochino di vantaggio, Merdinger è veramente palloso, eh. Guarda qua, che fastidio. Tonk. Tonk. Bene, bene. Stiamo dando fastidio, ragazzi. Ah, il nostro Girus lurca. Ho capito. Va bene, va bene. Come non uno start di torch? Perché... Boh... mi sento di poter shottarlo. Di poterlo shottare. È che sono molto squishy nel loro team. Cioè, è comunque forte la Thor. Oddio, qua... Oh! Non è servita neanche la ult. La Thor in realtà è molto forte, però volevo provare Ludens. Papa-basso-lele-cirdix-104. Ecco il pop che ti ringrazia per la compagnia mentre farmo su Warframe brutalmente. Beh, che botte si è preso. Ok. Grazie, Papa Lele, molto gentile. Spero ti stia piacendo l'Emerdinger qua. Allora, andiamo back, così mi prendo il Ludens. La passia di Emmer come funziona? È molto semplice. Praticamente quando sei nel raggio delle tue torrette, guadagni movement speed. Dov'è? Qua. Visto? E anche vicino alle torri. Anche vicino alle torri. Vedete? Quando c'è questa scia che fa... Pshhh, guardate. Pshhh, guadagna movement speed. Tutto qui, letteralmente. Nulla di particolare. C'era quella vecchia, dava... La vecchia passiva dava rigenerazione HP. E basta. Questa qua dà movement speed e basta.
Però è molto utile in realtà, perché quando vieni gankato tu inizi a muoverti tra le torrette. Cazzo, non ti prendono più quelli. Cioè, sembra una cagata, invece... Cioè, tu inizi a fare la rinzarunza intorno alle torrette. È dura starti dietro, eh. Tonk. Tonk. Iron. A te botte sta prendendo quello. No, no, la estunna. La estunna quando hitto al centro. Tunk. Eccolo qua, lo sciacchello. Spero di riuscire a prictarlo. It's fine. Lontano dalle torrette, lontano! Non t'azzardare a toccarle, maniaco. Oh, comunque da una bella pressure Merdinger mid, eh. Ok, nice. What? Cosa sta succedendo qua? Preso! Porca miseria. Con chi pensate avere a che fare, ragazzi? Con chi pensate avere a che fare? State giocando letteralmente i miei campioni preferiti. Li conosco come casa mia. Vedete, prima quando ho detto che non conoscevo Gwen, che si sta refullando e che sono morto perché non sapevo le cure. Ecco, io conosco perfettamente tutti i champion che stanno usando. Cioè tutti, oddio, questi due principalmente, però. Meglio che niente. Eh? Repaim, cosa è successo? Cosa è successo, chat? Perché pensa che non riuscirò... Ah, perché sono quello bravo e siamo 11 a 16, quindi c'è Rip e Merdinger perché non riuscirei a fare un cazzo. Secondo me lui intende perché tipo tutto il mio team fa cagare, quindi è tipo un Rip, sei quello bravo ma non... Non ci potrei far molto, e forse è vero. Perché siamo 11 a 17, io sono 6-1. Quindi è dura. Però... sì. Mai dire mai, ragazzi. Sto andando bello aggressivo con una build molto... con tantissimi danni.
0535 2403. Chiaramente non ce n'è uno in positivo, ma noi ci proviamo lo stesso. Preso. Con sta build qua gli faccio un casino di danni, anche se lo hitto con poca roba. Ci prendiamo la piantina, penso di sì. Ciao Anto. Boh, ma sti cazzi, fa schifo il mio team se perdiamo. Cioè, questo game mi serve a capire se Merdinger mid ha senso. Per adesso sembra carino. Poi ho questo elo. È questo elo, eh. Tunk. Oh. No, non l'ho hittato, cazzo. Di un pixel non gli sono arrivati i colpi. Riesco a prenderlo sto red buff prima che spari... Oh. Prima che sparisca. Ok. Ma? Ah, si è rotto il cazzo da top, è venuto a pushare mid. O hanno lane swappato. Dice, non ce la faccio a giocare top. Diamoci il cazzo. No, ok, c'è un TP. Ok. Ma penso di sì, Edolo. Tanto vediamo dopodomani quale sarà il mio team. Qua. Tunk. Bene, mettiamo dei danni. Merda, metà vita gli ho fatto con EW a questo. Ok. Ah, questa è la prima torre oltretutto. Molto bene. Oh, guarda che c'è qua. Dove l'ho tirata questa? Mi ha confuso la presenza di Shaco mentre scendevo, quindi mi ha tirato a cazzo di cane. Continuo mid. Oh, top l'ha killato, è buono. Così faccio venire Shaco, forzo Shaco a venire mid. Tanto come il presentimento che non mi killano facilmente questi, quindi... Ponk! Guarda lì che pizzone gli ho tirato. Eh sì. Io continuo a pushare mid. No, non ho motivo di gankare, tanto sono loro che devono venire da me. Tanto guarda qua che pressione gli sto mettendo. Ok, i miei alleati continuano a morire però. Tanto qui ci dovranno arrivare. Ok. Ho sbagliato tasto! Cosa è successo? Non ho flashato i- Oh! Non morire caso, non morire! Ok, ho ucciso... Uff. Ce la faccio a salvarmi? No. Sono arrivati tutti. Allora andiamo di zona, direi. Allora, bot sono ancora tutte torri, ovviamente torre non toccata. Cosa succede nel chat? Emer is doing the job. Yes to turrets.
Nel senso che mi sono ancora vive? 5-6 jungle, believe he... Ah, ma cosa sta succedendo? Cioè, si stanno flammando, ma... quali è base? Boh, vabbè. Io vado top. Allora, uno, qualcuno bot e qualcuno mid. E ci siete. Kate, magari se non... no, un po' pazza, va bene. Guarda chi è tornato! Pensavi di aver lasciato da solo? Ah, ah, Twisted Fate, da quanto tempo? E poi qui ragazzi c'è la PlayStation webcam. Merda, è caduto tutto. Preferisci i sassi o i bastoni? Preferisci i sassi o i bastoni? Ma per cosa? Grazie, Julie. Grazie il sub. I sassi o i bastoni? I danni ci sono, eh. Vabbè, grazie. I bastoni. Basso Lele Cirdix 104. Mi scusi, signor Rick, io non è da molto tempo che la seguo, e anche se ormai saranno due terzi di anno che la seguo, non riesco ancora a comprendere ogni tuo meme. Joke con i champion. E allora, se si tratta dei sassi e bastoni, non l'ho capito nemmeno io. Però, joke con i champion, fammi pensare. Beh... più che altro, allora, c'è da dire che la maggior parte dei nomignoli che diamo ai campioni, tipo il Non, il Karak, sono praticamente dei meme che sono saltati fuori in un game in particolare, tipo Non è una partita in cui giocavo con Trundle, dove a livello 1 faccio double kill da solo e lo esu nemico scrive Non, così a caso, e basta, e quindi Trundle è diventato Non. Karak è... successo in un game dove stavo giocando Zac top lane. Aspetta che qua stavo giocando Zac top ed è successo più o meno la stessa cosa. Un tizio ha scritto Diskaragistro, non mi ricordo che cazzo ha scritto di preciso, però qualcosa del genere. Quindi Zac è diventato il Karak. Cioè, capito? Se intendi questo tipo di meme. Poi vabbè, a Mumu penso non servano spiegazioni. Le stanno provando tutte, ragazzi. Le stanno provando tutte. Non ci riescono, non ci riescono. Scusa, ma quello? Cosa sta succedendo? Io sto pushando, non so cosa fanno gli altri, ma io sono qui che pusho. Sono pazzo, prendo il Mejai. Comunque sto letteralmente carriando da solo, ragazzi. Cioè, non... sto massacrando tutti. Win the game jungle shock. Mamma mia. You still behind, full. Beh, insomma. Vedo più farm a un livello sopra. E ha fatto anche più obiettivi. Mi dispiace dirlo, Shaco, ma... mi dispiace dirlo, Shaco. Ma c'ha ragione lui. Two more kills. Ah, a posto.
You have two dots. La guerra dello score. La guerra dello score. L'unica cosa che conta questo Halo è lo score. Solo lo score. Papa trattino basso le cheer di X104. Poi vorrei trovare una playlist su dove 100 gold questo. E vorrei anche un video lore su Sergio e Gianni. Adesso chiediamo un po' troppo. Ci ha provato, bro. Mamma mia, mamma mia. TF, che bruttume. Mi dispiace dirlo, ma questo era veramente brutto. Tunk. Via che arriva Shaco. Oddio. Vabbè, non potevo far più di tanto. Doveva mettermela prima la W. Mi salvavo. Però mi fa ridere che Doctor dice I'm just stuck to Shaco as if I'm good. Tilting Shaco. Cioè, praticamente lui dice che sto parlando come se fossi... Cioè, è consapevole di non essere tanto forte, però tipo che lo fa tiltare... La tattica proprio, la tattica del tilt. Guardalo, guardalo come sta biemmando! Lo più di Renata mi dà uno scudo, praticamente nel momento in cui muoio mi dà qualche secondo, mi dà qualche secondo di scudo, che non è uno scudo tipo che mi sa, è uno scudo che praticamente ti dà un timer sopra la testa, che se riesci a fare una kill o un assist prima che scada quello scudo non muori, banalmente. Quindi se mi avesse dato la W prima che io killassi Shaco, mi sarei sopravvissuto perché ho ucciso Shaco. Invece me l'ha messo dopo, quindi avrei dovuto killare qualcun altro, che non era più possibile. Ok, può sicuramente fare una ulti migliore. Oddio. No, lasciate stare la mia torre! Ma i lupi! Ho girato qua. Vabbè. Oh, le mie torrette però hanno fatto un sacco di danno anche se ero morto. Fossi riuscito a mettere quella grossa, peccato. Però vinco lo stesso. E c'ho là il TP. Se riusciste a killare qualcun altro, maledizione. Ulti. Perché su di lui che c'ha la passiva? Ma c'era TF senza vita, ma... Mamma mia, ragazzi. Kate è very very, ragazzi. Che ha ultato lui anziché ultare TF a caso, vabbè.
Ma guarda Nocturne quanto cazzo è salato contro Shaco. Sta proprio arrabbiatissimo. Kate, ragazzi, ne sa parcheggia sulle strisce gialle. Le. Noi pushiamo e siamo felici così. Che poi sapete che la vita delle torrette di Aimer scala con la P, eh? Cioè, quindi più AP avete, più tankano le torrette di Aimer. Cioè, è bellissima sta cosa. Allora, verranno tutti qua, sono pronto a riceverli. Non penso abbiano le palle di venire qui. Oh, quanto cazzo ho sbagliato qua. Ho capito, ragazzi, ho sbagliato e basta. Tanto volevo venderlo questo, non volevo davvero. Il relay com'è contro quel team? Fammi vedere le... No, forse è meglio se mi faccio Magic Pen qua. No, la maschera no, non ha tanti HP. Paradossalmente sarebbe molto forte a Blackfire Torch, perché ok che c'ho Ludens, però allo stesso tempo questo oggetto mi dà AP scaling, più colpisco più guadagno danno magico, però rely slowa. Così quasi vado di rely. Il Void Staff in realtà pure è buono, non hanno tanta Magic Resist, però cioè ce l'ha soltanto Kled la Magic Resist, gli altri non c'hanno un cazzo. Così quasi il rely mi convince, non so perché. Cioè io tanto ho già shotto, avere altro danno non mi serve. Il rely può essere visto abbastanza come oggetto difensivo. È difficile per loro riuscire a inseguirmi con questo. Slubiamo di torri. Andiamo così. Oppala. Vabbè, addio Caitlyn. Io non sono un buon campione per inseguire le persone. Come dire. Ma perché le torrette non attaccano gli inhibitor? Io non capisco. Sparate torrette, sparate a tutto! Ratatatatu! Ragazzi, Emerdinger mid. GG, devo dire. Promosso. Promosso. Non ho Nocturne perché a me il BM non piace, se devo essere sincero. Non apprezzo le persone che prendono per il culo.